Buongiorno, grazie a tutti. Siete stato, non diciamo sempre, siete stati veramente un pubblico prezioso. Abbiamo sentito tanta attenzione e, come diceva Melissa prima, lo spettacolo lo fanno sia il pubblico che gli attori, e se vi è piaciuto è stato anche merito vostro, veramente grazie. Siamo di Teatro in Fabula, come vi ha detto Melissa all'inizio. Vi voglio presentare la compagnia, ma non di fretta perché dobbiamo tornare a casa. Mario Autore, Alessandro Maschitto, Giuseppe Cerrone, che è anche il co-regista, il co-autore di questo spettacolo, Danilo Mallardo. Grazie a Melissa Di Genova, che è venuta a stare alle luci dell'audio oggi, è una bravissima attrice, sempre in Fabula. E Antonio Piccolo, Lutero. Allora ragazzi, grazie, io mi unisco ai ringraziamenti di Antonio e di tutta la compagnia. Vi dicevo prima, noi di solito al termine dello spettacolo facciamo un confronto, insomma, con il pubblico, anche perché girando molto per l'Italia vediamo molte facce, insomma, quindi anche un po' un modo per potersi ricordare di chi si incontra. Perciò siamo curiosi, mentre loro pensano ad una domanda, io vado ad accendere le luci così vedete anche loro in faccia. Sì. Chi rompe il ghiaccio, dai! Vai! Va decisissimo! Ci vuoi insultare? Una piccola curiosità, perché avete rappresentato il Papa? Sì. Risponde Giuseppe Cerrone. Leone X era appassionato di caccia e nel Rinascimento era lo sport. Sì, nel Rinascimento era lo sport delle Marche e del Vaticano, quello più praticato, quindi volevamo trovare uno sport per un giovane d'oggi che facesse un papa giovane. Abbiamo trovato la pallacanestro e i colori che il papa indossa sono quelli del Vaticano, sono quelli del papa, cioè bianco, giallo, e il giallo è quello del numero 10, Leone X. Spero che abbiate capito senza difficoltà che fosse il papa. Non era possibile a teatro evidentemente mostrare il Papa a caccia della volpe con i suoi sodali, e quindi abbiamo pensato alla pallacanestro. E poi tutto lo spettacolo gira intorno a questa metafora dello sport, perché insomma pensiamo che questa sia un po' l'età del record, della prestazione a tutti i costi, eccetera eccetera. Quindi qualsiasi figura di potere, non soltanto un campione sportivo, è come se fosse quasi costretto alla performance, e quindi abbiamo giocato un po' su questa cosa. Però siamo partiti dalla semplice idea che volevamo rappresentare il mondo con un globo, con una palla, un po' come Charlie Chaplin, il grande dittatore, e naturalmente il Papa all'epoca era il padrone del mondo, quindi un po' la metafora sportiva, un po' il fatto di avere il mondo tra le proprie mani, e cioè il pallone. Alla fine abbiamo deciso e optato per questa soluzione. Ovviamente, avete visto tutto lo spettacolo, non è in chiave documentaristica, no? Non è uno spettacolo ambientato nel 1517 in generale, no? Il tentativo nostro è stato di riavvicinare, anzi più che riavvicinare i nostri giorni, perché neanche questo è vero, perché neanche così ci si veste oggi, era un modo per cercare di essere universali, senza tempo, perché al di là dell'evento storico contestualizzato, diciamo, quello che ci interessava era il percorso, la contrapposizione che capita spesso nei confronti di un potere così grande come era quello della Chiesa all'epoca e potrebbe essere qualcun altro oggi, tra chi ha il potere e chi non l'ha, quindi diciamo è chi si ribella adesso e che poi magari quando a sua volta prende il potere va incontro a delle contraddizioni. Quindi diciamo che il linguaggio voleva essere universale, quindi in generale, non solo nel Papa ma anche nelle altre scene, c'è un tentativo di non fossilizzarsi, insomma, sul Cinquecento, e anche di osare, perché poi il teatro è un gioco e quindi abbiamo voluto anche osare esteticamente, anche per un piacere a volte anche puramente visivo. Buongiorno.
La mia domanda... No, che in un'ultima scena, in una delle ultime scene, hanno rappresentato Lutero che era indeciso, insicuro su quello che aveva fatto nella sua vita, cioè della dieta divorce, che ha aspettato un giorno e poi gli viene chiesto se era sicuro, insicuro. Ecco. Dicevo, una delle cose che mi interessa di più questa rispetto a un discorso diciamo più universale sul potere, cioè di un uomo che finché si deve ribellare ha le idee molto chiare, poi quando si ritrova travolto dagli eventi ha dei problemi insomma di gestione. Penso sia una cosa che capita da prima del 1517, che è capitata dopo e che continua a capitare. Cioè, un conto è ribellarsi, un conto è poi gestire un potere. Quindi non so se storicamente, in realtà non credo, non è che ho letto tutta l'opera delle lettere, però insomma abbiamo studiato un po', Lutero non era proprio del tutto, non dà grandissimi segni di pentimento, perché il problema storico invece che insomma accade è che a causa della sua ribellione in chiave puramente religiosa all'interno della Chiesa, la sua ribellione viene cavalcata politicamente da Duca Federico e dagli altri principi tedeschi per usarla finalmente per staccarsi dal Vaticano, da Roma, tant'è vero che effettivamente Lutero viene considerato uno dei padri della Germania, oltre che per aver tradotto la Bibbia in tedesco, ed era la prima volta che un'opera venisse tratta con un tedesco molto bello, molto colto, pare, ovviamente non lo conosco, e quindi a causa di queste rivolte che cavalcano diciamo la sua ribellione ci sono moltissimi morti. Noi l'abbiamo detto 100.000 morti in 5 anni, che è un numero veramente spaventoso, perché immaginate che non è che c'erano 7 miliardi di persone nel mondo, ce n'erano meno di un miliardo, quindi 100.000 in proporzione sono veramente tantissime, una strage incredibile. Si formano tantissime altre chiese, gli anabattisti, i Munzer, i calvinisti, cioè, insomma succede un pandemonio diciamo dopo questa ribellione, e di fatto non era nelle intenzioni di Lutero. Non era nelle intenzioni di Lutero, quindi non so se lui fosse pentito, non mi pare, ma abbiamo messo più che altro nelle parole del suo mecenate di sempre il dubbio, insomma attraverso il suo giudizio che lo ha sostenuto dagli inizi, invece forse la possibilità che le cose non siano andate proprio in maniera del tutto limpida. Giuseppe vuole aggiungere qualcosa? No, volevo dire che l'autore che ha scritto, cioè uno degli autori che ha lavorato su Lutero, a cui ci siamo ispirati, che è Osborne, nasce dopo Nietzsche, no? Nel Novecento, per cui Lutero parla anche come un uomo del Novecento, per cui quando l'amico gli dice hai sentito la voce di Dio? E lui dice no, non ho sentito che la mia, e sembra quasi una citazione di Chan, cioè poi gli autori che hanno lavorato su Lutero, soprattutto in chiave teatrale, quindi Osborne, hanno cercato in un certo senso di renderlo non soltanto poetico ma attuale come personaggio, e quindi sembra che quasi Lutero sia l'antesignano della morte di Dio, almeno per Osborne, insomma questo è il motivo, poi uno dei motivi per cui sembra indeciso, perché una persona che insomma perde i riferimenti poi coltiva il dubbio naturalmente, non sa se Dio c'è, cioè credo, non credo, 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 eccetera, eccetera. Quindi impedisci solo di cessare di credere. In realtà, dopo Nietzsche, dopo la morte di Dio, molti hanno semplicemente cessato di credere. E quindi pure Lutero dice questa battuta alla fine.